per noi famiglie è un grande traguardo, perché dopo le tante difficoltà che abbiamo dovuto affrontare finalmente possiamo utilizzare la nostra tanto ambita struttura, dove i nostri ragazzi finalmente potranno avere accesso e potranno fare tanto sport. Torna a risplendere il Palacolor di Pellaro. Dopo 4 anni di incuria, degrado e abbandono, la periferia sud regina di nuovo il suo polmone sportivo, che sarà gestito dal CSI. Spogliatoi, servizi, terreno di gioco, tutto brilla sotto una nuova luce. Siamo riusciti, insieme a tanti partner, l'amministrazione, le associazioni culturali e sportive del territorio, a riappropriarci di un luogo da abitare, non solo per fare sport, ma per vivere percorsi di legalità, culturali, sociali. Per noi ecco, il Palacolor, il palazzetto di Pellaro è questo. Chiuso per inagibilità dai commissari prefettizi, il palazzetto per un periodo era stato adibito anche a centro di prima accoglienza. Vittime di questa situazione di stallo, tutte le squadre pellaresi e non solo, che avevano dovuto rinunciare o dirottare la loro attività su altri impianti. Viene restituito dopo un lavoro di riqualificazione, di messa in sicurezza e anche di ammodernamento dell'impianto per consentire ai piccoli sportivi e anche ai più grandi, insomma, di poter svolgere nella più totale sicurezza e nella più totale modernità gli sport del basket, della pallavolo, della ginnastica, ma anche della pallamano. Dominella Trunfio per la CNews 24.